2010, quarto centenario dalla morte di Caravaggio. Con Michelangelo e Leonardo da Vinci è probabilmente l'artista italiano più popolare del mondo e ogni volta che si organizza un evento a lui dedicato si scatena una Caravaggio-mania. Una mostra nella capitale ha battuto tutti i record, totalizzando 580.000 visitatori con una media di oltre 5.000 persone al giorno. Ha rivoluzionato la pittura, elaborando uno stile fatto di tagli di luce drammatici e scene molto realistiche. Pur non avendo mai avuto allievi, dopo la sua morte tra Italia, Spagna, Francia e Germania, nasce un'intera generazione di caravaggeschi. La natura morta è stato uno dei suoi pezzi forti. Ma è vero che il dipinto Canestra di frutta nasconde tantissimi segreti? Tantissimi, e ce li svelerà lo storico dell'arte Costantino D'Orazio. Ciao Costantino! Benvenuto, prego, accomodati. Mi ha sempre affascinato questo racconto di quello che sottendono i quadri, perché a un occhio profano tante cose sfuggono. Invece voi storici potete raccontarci anche dei veri e propri segreti. Beh sì, in effetti è necessario un pochino studiare per poter andare al secondo livello, ma non tanto con Caravaggio. Sai, Caravaggio, che è l'artista di cui parliamo questa sera, è un artista straordinario perché coinvolge sempre. In ogni quadro c'è almeno un personaggio che guarda chi lo sta osservando. E anche in un quadro come Una natura morta, quello che abbiamo scelto oggi. Come si chiama questo quadro esattamente? Canestra di frutta. Ecco. Ma sai, i titoli ce li siamo sempre inventati noi, perché all'epoca non c'erano dei titoli per i dipinti. E questo è proprio quello che è, una canestra di frutta. Un quadro che, insomma, in realtà, come dicevo prima, è stato molto familiare perché è stato stampato sulle 100.000 lire, sulle vecchie banconote, quindi 100.000 lire. Tutti noi l'abbiamo avuto in mano tantissime volte, chissà quanti di noi si sono accorti che era un capolavoro della storia dell'arte. E nel retro della banconota c'era il ritratto l'autoritratto di Michelangelo Merisi da Caravaggio, eccolo lì, lo stiamo vedendo. Parliamo di questo canestro di frutta. Cos'è che noi profani non sappiamo sulla frutta di questo cesto? Da dove partiamo? Partiamo dall'uva, che è quella partiamo che domina? Partiamo dall'uva, forse? Ma partiamo prima di tutto dal motivo per cui questo quadro è stato fatto. Bravo. Il quadro è stato realizzato per il cardinal Federico Borromeo, che stava iniziando costituire la sua collezione e che chiese di avere un quadro dell'artista più famoso dell'epoca. Allora Caravaggio dipinge una natura morta, quindi della frutta, lanciando però dei messaggi molto precisi. L'uva. Ecco, l'uva è, tutti quanti noi sappiamo che è la rappresentazione, no, di Cristo che diceva io sono l'uva, la vite, voi siete i tralci, però anche è la rappresentazione di Bacco, del dio del vino, dei piaceri della vita, dell'ebbrezza. Sempre bisogna associare... Ma per il cardinale l'uva è Cristo, non è Bacco. No, i cardinali all'epoca erano persone estremamente colte. Quindi colte, agiate sempre, anche. Sempre sapevano associare il significato religioso al significato classico, che era molto importante conoscere. Vabbè. Caravaggio andava avanti sempre su due binari paralleli. Okay. Così anche per esempio la pera, ecco, devo prenderla in mano per fartelo capire, perché in realtà la pera per gli antichi greci era la rappresentazione della donna. Se vedi la sua forma, certo, è simile a quella della silhouette di una donna, quindi la donna per eccellenza, Venere, dea dell'amore, tra l'altro un frutto dolcissimo. Rimetti esattamente dov'era quella pera, perché abbiamo imitato perfettamente il cesto. Sono state veramente bravissime le scenografe. Quindi la pera è il simbolo della donna? Della donna, ma soprattutto dell'amore. Ancora di nuovo quindi un simbolo positivo. Il fico, invece, devi sapere questa storia. Il fico era simbolo di protezione e di salvezza, perché nell'antica Grecia, di nuovo ritorno alla Grecia, vedi molto più in realtà della religione, si raccontava che Gea fosse amata da Zeus si voleva unire con lei e scappa, trova protezione sotto un fico. Si diceva un tempo che i fulmini non colpivano gli alberi di fico, proprio da questa storia, quindi di nuovo un simbolo di protezione. Quindi fico, simbolo di protezione, l'uva, doppio simbolo, la pera, l'amore, la donna, c'è la mela anche. Prima della mela, se mi permetti, vorrei parlare però della pesca. Pesca, ok. Allora, la pesca, per capirla, dobbiamo guardare all'epoca.
Terno. Di nuovo ci aiuta la cultura greca, perché la cultura latina in questo caso, perché dobbiamo risalire a quello che Plinio nella Storia Naturalis ha scritto della pesca, classificandola tra i frutti che sono costituiti da tre parti: la polpa, il nocciolo e all'interno del nocciolo. Il seme. Quindi di nuovo un simbolo trinitario, religioso, ma che ha a che vedere anche con l'uomo, che è costituito dal corpo, dalla carne, dalle ossa e dall'anima. In più, questa pesca che ha scelto Caravaggio, che ha dipinto Caravaggio, ha delle foglie. Ecco, le foglie della pesca hanno la stessa forma della nostra lingua. La pesca era il cuore, le foglie invece la verità. Che doveva partire direttamente dal cuore. Quindi, Costantino, è bellissima questa cosa che ci stai raccontando. Affascinante come Caravaggio. Che sembra una composizione, dentro ci siano tutti questi simboli, queste cose. Io spero che gli spettatori possano anche, come dire, riprodurre questi messaggi quando preparano bellissimo. Un centrotavolo a casa. Quindi, insomma, le foglie sono il pensiero, la lingua? No, le foglie sono la verità, la lingua deve venire direttamente dal cuore, collegamento diretto. Che bello. Beh, e adesso possiamo arrivare alla mela. Ecco, la mela è uno dei simboli, diciamo così, non completamente positivi all'interno di questo quadro. Prima di tutto perché la mela, tutti quanti sappiamo, che è collegata all'albero della vita. Del male, all'albero del bene e del male, quindi dal peccato originale. Come a dire, Caravaggio, godetevi la vita, ma attenzione a non godervela troppo perché potreste incorrere poi nel peccato. Certo. In più questa mela è bacata, quindi è una mela che sta cominciando in qualche modo a perdere la vita. Ma questo per ricordarci cosa? Che dobbiamo vivere la vita e tutto quello che di bello ci ha donato, ci viene donato, però con moderazione, perché prima o poi questa vita finisce e dobbiamo essere giudicati per quello che abbiamo fatto. Infatti, l'ultimo elemento, che poi se vuoi anche quello più straordinario, è la luce di questo quadro. Che la luce poi è il top di tutti i quadri di Caravaggio, poi mi spiegherei altre cose. È uno degli elementi su cui si è concentrato di più. Ma andiamo a vederlo in questo quadro. La luce illumina questo canestro di frutta completamente dalla sua destra. Vedi, non solo la luce arriva e colpisce la frutta, ma le foglie di questa canestra, nella parte destra, quelle illuminate sono fresche, vive. Se noi andiamo verso... Questa è la parte sinistra? Qua. Beh, alla nostra alla destra del quadro. Quindi questa batte la luce ed è tutto vivo. Vedi, addirittura ci sono delle gocce di rugiada? Sì. Mentre invece appena dal centro in poi la luce diventa ombra, sparisce, le foglie diventano secche. È vero. In qualche modo questo è un quadro quasi animato, se vuoi, in cui si sta svolgendo il passaggio dalla vita alla morte. E guarda, queste sembrano tutte delle considerazioni estremamente arzigogolate, ma all'epoca le persone colte guardavano e soprattutto capivano quello che il pittore voleva dire. Che cosa impressionante. E dimmi due cose su Caravaggio. Lui ha avuto una vita terribile. È uno di questi artisti maledetti, no? Sì. Anche se negli ultimi tempi questa definizione sta cercando un po' di correggerla. Era un artista che sapeva contemporaneamente essere geniale, profondo nella sua pittura, ma allo stesso tempo era uno scavezzacollo che ne ha fatti di tutti i colori, tanto che ad un certo punto, per non voler pagare una scommessa che aveva perso, uccide un uomo. Questo è il suo autoritratto? Questo è uno dei suoi autoritratti. Caravaggio uccide ad un certo punto uccide un uomo. Tra l'altro questo è Bacchino malato, probabilmente era un po' malato quando ha fatto questo bacco. Uccide un uomo e viene condannato a morte dal Papa. Comincia la sua fuga, dura 4 anni, tocca diverse città, in ogni città lascia un capolavoro. Bello, tanto torneremo su Caravaggio, magari faremo qualche altro quadro. Una miniera di significati. Va bene, grazie davvero. Costantino D'Orazio, sei grazie stato bravissimo, voi. Costantino. Grazie. Alla prossima.